Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un tutorial in collaborazione con il sito Bead Park. Andremo a sperimentare ovviamente con la resina perché è già pronto il mio tappetino e i guantini. Dal sito di Bead Park ho preso questo stampo carinissimo, scusatemi ma ho perso la bustina dove c'era presente il codice del prodotto, in descrizione però troverete il link del prodotto che vi rimanda appunto al sito di Bead Park. Andremo a realizzare delle decorazioni per l'albero di Natale, questo stampo è adatto, c'è di tutto, c'è il pupazzo di neve, c'è il fiocco, ci sono i pandi zenzi, sia versione femminile che versione, cioè il maschietto e sia la femminuccia, c'è il cappellino, c'è l'alberello, quindi possiamo sperimentare di tutto. Il prodotto è di due stampini, quindi possiamo adibirlo uno per la resina e l'altro per la cucina, perché no, e andare a realizzare anche i nostri biscottini. I stampi sono davvero versatili perché sono in silicone e potete utilizzarli come vi pare. Andiamo a sperimentare e vi mostro come utilizzare questi stampi ovviamente con la resina per realizzare delle graziosissime creazioni per l'albero di Natale. Ovviamente già ho mixato la resina ed eccola qua, e adesso con questa resina qui vado a realizzare qualche colore. Vedete, i dettagli sono leggermente a basso rilievo, quindi possiamo già andarli a decorare. Quindi prendo delle piccole ampolline e vado a versare un po' di resina all'interno di queste ampolline. La resina ovviamente sto utilizzando quella di Resin Pro. Ecco qua le mie tre ampolline e adesso andiamo a decidere che colore realizzare le nostre sferette. Con questo colore voglio fare anche il bassorilievo del fiocco di neve. Questo è il risultato, ovviamente vado a fare la stessa cosa anche a quest'altro fiocco di neve. Rieccomi, questo è il giorno dopo, andiamo a realizzare il colore bianco per il pupazzo di neve e il fiocco di neve. Rieccomi, allora alla fine non ho realizzato più i pan di zenzero perché il colore era orrendo, quindi ho cercato un pochettino di recuperare la situazione, infatti ho recuperato con la resina realizzando queste stelline, lì ne ho realizzate altre sia gialle che verdi in modo da non buttare via la resina, perché il colore non era effettivamente color biscottino ma era un colore davvero brutto, e quindi non andrò a versare la resina qui all'interno di questi stampini perché non ho il pigmento marrone. Quello che ho è una sorta di bronzato che ho provato con questo ma non mi piace il risultato,
e ho provato sia col bronzo aggiungendo un po' di giallo oppure aggiungendo un po' di bianco per andare a schiarire, ma niente, il colore era orrido e quindi dopo il terzo tentativo ho detto finiamola qui. E nel frattempo si sono catalizzate le altre creazioni che già ho cercato di rimuovere da dentro gli stampini. Infatti questa qui, come vedete qua, si è rotto lo stampino. Non riesco a capire il perché, infatti lo stampo, vedete, devo andarlo a rimuovere dall'albero di Natale. Questo è il risultato. A parte quell'inconveniente con lo stampo, è venuto davvero molto molto carino. Qui quest'altro invece anche in alcuni punti, però non si è rotto lo stampo, invece in questo punto qui si è proprio strappato via un pezzettino di stampo. Questo è l'altro, molto carino anche questo. Poi vi mostro anche questi qui. Questi invece sono perfetti, cioè lo stampo non è venuto via. E qui dopo andrò al limite, quando mi arriva la resina UV, andrò a fare anche il sorrisino con il color nero. E questo è carinissimo. Poi vi mostro anche l'altro, ed eccolo qua. Poi ovviamente li vado a forare, metto un gancino e poi metto ovviamente il nastrino per poterli appendere all'albero di Natale. Adesso vi mostro anche i fiocchetti. Anche i fiocchetti ho fatto difficoltà a rimuoverli dallo stampo. Le prossime volte al limite non utilizzerò questa sorta di celeste, ma andrò, che ne so, a utilizzare o l'argento o magari anche l'oro. E questo è l'ultimo. Ecco qua. Adesso poi devo conservare per bene i pan di zenzero perché ogni tanto gli occhietti volano. Questo è l'altro. Ok, stesso discorso, andrò a mettere a punto un gancino per tutti quanti e poi sono pronte per le decorazioni per l'albero. Come vi dicevo prima, ho realizzato ovviamente con il colore quello che non mi convinceva, ho cercato di recuperare realizzando queste stelline, sempre come addobbo natalizio. Vi mostro anche le altre stelline che sono tutte quante sul tono del verde. Ovviamente devo andare un attimino a pulire qui nei bordi, però il risultato mi piace davvero tanto. Questi sono appendimenti con la resina fatto con lo stampino di Bead Park. Spero che sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!